Le voci nell'ombra hanno sempre avuto il loro fascino, oltre che per la bravura per i loro timbri particolari. Uno di questi era sicuramente quello di Roberto Draghetti, voce afroamericana per eccellenza, adatto a coprire uomini dalla corporatura imponente. Dopo l'esordio nel 1998 con il suo primo ruolo nel film The Truman Show con Jim Carrey e diretto in italiano da Marco Guadagno, nel 2001 diventa la voce ricorrente di Jamie Foxx, iniziandolo a doppiare sin dall'inizio della sua carriera in film come Ali, Collateral in coppia con Tom Cruise, Miami Vice con Colin Farrell, Dreamgirls con Beyoncé ed Eddie Murphy, fino ad arrivare all'ultimo film del 2017, Sleepless, remake poliziesco del film francese Notte Bianca. Un legame voce-volto talmente funzionale da chiamarlo spesso a doppiare altri attori afroamericani come Jeffrey Wright o Digimon Honsu, Idris Elba, Bill Nunn e moltissimi altri. Ma non solo, anche altri attori importanti come Mickey Rourke, nell'intensa interpretazione di Marvin Sin City, Noah Emmerich, Josh Brolin, Non è un paese per vecchi, Benicio del Toro, Paura e delirio a Las Vegas, Dwayne Johnson, Michael Chiklis, I Fantastici 4. Anche voce televisiva molto presente in serie come Luther, Westworld, The Walking Dead, Chuck, Gotham, e nel campo dell'animazione interpreta Eddie in Ed and Eddie, cambiando completamente timbro, e soprattutto interpreta diversi personaggi nei Simpson come Tony Ciccione, il sovrintendente Chambers e Serpente. Fratello d'arte di Francesca Draghetti, anche lei doppiatrice e direttrice di doppiaggio, nonché storica ex compagna artistica di Pino Insegno, Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi, del gruppo comico La Premiata Ditta. Purtroppo questo 2020 ha portato via inaspettatamente tantissime persone. Come le persone care ci rimangono vicine nel cuore, le nostre voci nell'ombra rimarranno sempre per noi una colonna sonora dei nostri film, cartoni animati e serie preferite. E noi di Voci.fm vogliamo ricordare Roberto Draghetti con una carrellata di personaggi interpretati in tutta la sua bellissima carriera. Ciao Roberto. Ma cos'hai nel cervello? Se qualcuno ti puntasse una pistola alla testa e ti chiedesse dimmi che cosa sta provando quest'uomo, quali sono i suoi sentimenti oppure ti faccio secco. Cosa lo spinge? Che cos'hai in testa? Ecco, tu non saresti in grado di rispondere perché dovrebbero ammazzarti, perché a te non interessa sapere che cosa gli altri pensano. Sei squallido, fratello, davvero squallido. Cioè, ma chi sei? Uno di quegli sbandati cresciuti in istituto? Ti batte qualcosa dentro? Ciò che normalmente fa parte della natura umana è in te. Non c'è. Perché non mi hai ancora ammazzato? Non so perché sei morta, Goldie. Non so perché e non so come, neanche ti conoscevo prima di stanotte, ma hai portato la luce nel mio momento più buio. E quando scoprirò chi è stato, non sarà rapido o indolore come è stato per te. Sarà un'agonia brutta da guardare, come so uccidere io. E quando i suoi occhi si spegneranno, l'inferno in cui lo spedirò gli sembrerà un paradiso. Ti amo, Goldie. Salve, Homer. Ehi, Tony Ciccione! Bazzichi ancora con la mafia? Sì, bazzico. Grazie per l'interessamento. Senti, Homer, come di certo ti ricorderai, hai ricevuto un grosso favore dal nostro, come dire, sindacato del crimine mafioso. Oh, già! Ora è venuto il momento in cui siamo noi a dover ricevere un favore da te. Vuoi dire che la mafia mi ha fatto un favore solo per avere qualcosa in cambio? Oh, Tony Ciccione! Mi hai proprio deluso! Addio! Ok. Scusa tanto. Ehi! Aspetta un momento! Buonasera. Alto là! Oh. Complimenti, un'arma bellissima. Oh, ma ti prego. Deve essere triste prestare servizio qui. Le segrete, tutta sola, nessuno con cui parlare. È vero. Non è divertente. E fa freddo anche. Ma tu lo sopporti. Ma il fisico. Non potevano mettere di servizio qui uno a pelle e ossa, vero? Adesso le farò delle domande semplici e dirette alle quali la prego di rispondere alla stessa maniera.
Si chiama Clyde Alexander Shelton? Sì, signore. Ha rinunciato ad avere un avvocato, è così? Sì, signore. Ed è sicuro di volerlo fare? Ha ucciso lei, Clarence Darby. Rupert Ames ha ucciso anche lui. Sai, Clyde, in prigione è pieno di stronzi che si credevano più furbi di me. Ora basta giocare. Ok, fammi pensare un attimo che cosa ti posso dire. Vaffanculo. Li stavo imbrogliando alla grande con quella lotta, ma poi è arrivato il guastafeste e ha rovinato tutto. Ehi, brontalo! Sei sceso dal letto col piede sbagliato e i calzini puzzolenti? Musone appeso! Ehi, Dina. Dov'è Thomas Vincent? Sta bene. Il coach dice che non era la partita, dov'è? Sì, beh, lui se n'è andato poco fa, ma forse so dove si trova, lo sto raggiungendo. Se n'è andato? Lui non salta mai una partita. Pensati. Io e Thomas abbiamo litigato, quindi credo che voglia soltanto punirmi. Perché avete litigato? Non lo so, lui ha fatto come al solito, hai presente? Esattamente come avrai fatto tu. Certo, ma senti, il fatto è che gli ho proibito di fare una cosa. Lui se n'è andato incazzato. Ma so dov'è, sto andando a riprenderlo. A me sembri troppo, perché vivi la vita come un videogioco. Rapine, sparatorie, amanti. Ti piace saltare le paludi saltando sui sassi. E a ogni tuo passo affonda una pietra. E lasci cadaveri per strada. È questo che ti piace fare. Chi ha avuto l'idea della rapina al furgone blindato? Tu o il tuo fidanzato? Tu, vero? E adesso il tuo fidanzato è un cadavere. E anche tua madre. Sono sicuro che eri ben cosciente del danno che stavi facendo a tua madre. E adesso tocca a Rio. Ti sei già annoiata? E per di più, metti le mani su una bambina puntandole la pistola. Incosciente. Capricciosa, superficiale, egoista. Tu come ti definisci? Se facciamo tutti il nostro lavoro e va male, sono gli incerti del mestiere. Ma che vada male perché una ragazzina capricciosa vuole andarsene in fretta da qui, non lo permetterò. Quindi mettiti a lavorare. Ci restano solo 10 giorni. Vediamo se almeno per una volta finisci quello che hai iniziato. Quelli che mi piace doppiare, vabbè, sicuramente, vabbè, Jamie Foxx, che ho doppiato spesso e volentieri. Benicio del Toro. Non te li ricordi? Jeff Daniels. Un po' di volte ho doppiato, anche se non è un attore che faccio solo io, Mickey Rourke, insomma, gente con vocine, molto spesso attori di colore doppio. Fare un personaggio che avete visto è più sulle mie corde, più parlato, poi ovviamente uno recita in quelle 3 ore, poi dipende da quanti turni, un turno dura 3 ore. Apri e chiudi lì, perché se io un po' mi riportassi l'immedesimazione del personaggio e fuori diventerebbe un incubo, insomma, il mio lavoro è recitare quando o in scena o al doppiaggio, poi dopo so io. Ho iniziato per caso, con un'altra banda di matti, che c'era mia sorella, Pino Insegno. Ricordiamo la tua sorella Francesca Draghetti, della premiata ditta. C'era appunto Francesca, Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Fabio Ferrari, il figlio di Paolo Ferrari, insomma altra gente, praticamente quasi tutti di Monteverde, fra l'altro del quartiere. Ci riunivamo la sera e provavamo a fare uno spettacolo che era una parodia di Giulio Cesare di Shakespeare. E per gioco ci andavo anche la sera, ma anche per passare la serata, penso. Poi abbiamo montato questo spettacolo e l'abbiamo fatto a un teatro, il Clemson di Testaccio, affittandolo con i nostri soldi, per 3 serate. La prima sera c'erano tutti gli amici, la seconda sera c'erano tutti i parenti, e la terza sera è venuta la gente di Testaccio, e facevamo ridere. No, il doppiaggio, penso, l'ho iniziato molto più tardi. Io per 10 anni ho fatto solo l'attore di teatro. Bene. E quindi giravo, poi le cose si sono evolute in bene, forse un minimo di talento c'era sia nella compagnia in generale, dico. Ma un attore che caratteristiche dovrebbe avere in particolare per fare il doppiaggio? Guarda, la prima cosa sarebbe quella di saper recitare. Cosa che ultimamente si è un po' persa. Adesso il fatto di venire dal teatro, dal cinema o dalle varie esperienze che uno possa aver fatto ti può aiutare e anche no. Perché non è detto che io possa avere una bella voce, ma io me l'ho andata, io ce l'ho di nascita, non è che ho dovuto. Poi la so provare a usare perché ho studiato, la so usare magari perché ho studiato una tecnica che è differente da quella nelle fiction, nel cinema, nel teatro. Tu hai la possibilità, più nel teatro ovviamente che nelle altre 2 categorie che ho detto, di provare certe cose. Fai delle prove, c'hai i tuoi tempi, in qualche maniera reciti come vuoi recitare tu.
Nel doppiaggio invece no. Tu il doppiaggio devi doppiare qualcosa che è già stato doppiato, è già stato fatto. Quindi la tecnica è incollarsi, parlare come parla l'attore americano, l'attore francese. Cioè entrare proprio nel suo respiro, sì, quasi. Respirare, no? Come lui. Respirare come lui. Fare le pause che fa lui. Molto spesso io non so che attori faccio, perché magari è un attore bravo o meno bravo, non lo so, però c'è un turno solo. Tu vai lì, lavori quelle 3 ore, 2 ore, 1 ora, a seconda poi della grandezza del tuo personaggio, della lunghezza del tuo personaggio. Arrivederci, grazie. Un bellissimo lavoro. Tu durante una giornata puoi fare il buono, il cattivo, l'antipatico, il carattere. Quindi variare i personaggi, e quindi per un attore è la cosa, penso, più divertente. I giovani ragazzi che provano a fare doppiaggio, al di là che spesso e volentieri, qui è una cosa che non dovrei dire ma la dico, non fanno gli attori, fanno i doppiatori. Ci sono delle scuole di doppiaggio, forse troppe, che non formano l'attore che poi può specializzarsi nel settore del doppiaggio. E che cosa consiglieresti a un ragazzo che vuole fare questo? Io consiglierei di non farlo, quantomeno non farlo così. Perché se 10 persone escono da una scuola, una presunta scuola, dove potrebbe insegnare Roberto Draghetti, che quindi nessuno, fondamentalmente, io non ho l'esperienza per insegnare. E se escono 10 persone e parlano tutte alla stessa maniera, perché hanno imparato la dizione, perché hanno imparato a velocizzare le battute, perché hanno imparato a respirare, non vuol dire essere un doppiatore. Un doppiatore è un attore che fa doppiaggio. Uscire da qualsiasi tipo di scuola non vuol dire essere doppiatore. Tu e i tuoi figli consiglieresti di fare questo mestiere? Io gli consiglierei, se vogliono farlo, di fare l'attrice o l'attore. Certamente. Poi se vogliono fare il doppiatore, hanno da mangiare un po' di cose. Certo, ultima domanda, certo. Se non avessi fatto il doppiatore, che cosa avresti fatto? Il medico? Sì, forse sì, non lo so, l'astronauta, il calciatore, se da piccoli si diceva così, il tennista, il cantante. Quindi. No, avrei fatto il medico.